Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Cucire a Macchina. Oggi vediamo come trapuntare con il piedino free motion, anche detto da rammendo o da ricamo a mano libera. È un piedino che va molto di moda e viene utilizzato veramente per realizzare tantissimi effetti estetici nel cucito creativo. Questo è il piedino per free motion o da ricamo a mano libera. È caratterizzato da questa molla che lo alza mentre l'ago penetra nel tessuto. Può avere una base aperta o chiusa e ce ne sono veramente di tantissimi tipi, come ad esempio questo. Anche qui c'è una molla, come vedete, che permette al piedino di fare questo movimento, abbassarsi ed alzarsi mentre l'ago penetra il tessuto. E poi c'è anche quest'altro tipo, dove in questo caso la base di cucitura del lago è ovale e può essere anche caratterizzata da alcune tacchette disegnate per prendere bene la misura. La trasparenza della base permette di vedere bene la posizione di cucitura. Anche qui, come vedete, c'è una molla che permette al piedino di alzarsi e abbassarsi. Il piedino per free motion si utilizza con le griffe di trasporto abbassate e il trasporto si può abbassare solo per le macchine elettroniche. Per le macchine invece meccaniche avete bisogno di una piastra di questo genere. Questa piastra da mettere sotto l'ago è una piastra che ha un solo foro di passaggio del lago e poi questa zona della piastra in effetti permette alle griffe di trasporto di non trasportare il tessuto, perché avete bisogno di una zona libera per spostare poi il tessuto con le mani. In questo caso c'è un ago, c'è una posizione e c'è un foro di passaggio del lago che è praticamente fisso ed è questo. Vediamo adesso come si prepara il tessuto per la trapuntatura con il piedino free motion. Preparate quindi il tessuto per ricamare con il piedino free motion, utilizzando quindi un tessuto di base che va messo con la parte dritta sulla base e un'imbottitura. In questo caso io ho utilizzato una fliselina H640 che viene praticamente stirata su una parte del tessuto. Quindi in questo modo io non vado ad imbastire o a applicare delle spille. Quindi poi ho il tessuto sulla parte superiore. Questo viene chiamato sandwich nel patchwork perché hai un tessuto di base, un'imbottitura che può essere anche costituita da un panno lenci e un tessuto invece superiore. Per il ricamo con il piedino free motion, innanzitutto andate a disegnare sulla parte da ricamare il disegno che volete realizzare. Con una penna cancellabile, quindi per tessuto, disegnate sulla stoffa il disegno che volete realizzare. Tenete conto che con il ricamo free motion farete sempre un movimento continuo. L'ago non si staccherà mai dal tessuto. Quindi potete veramente sbizzarrirvi. Esistono anche delle dime in plastica per realizzare dei motivi, oppure li potete disegnare a mano libera come volete voi. L'importante è che utilizziate una penna cancellabile, questa ad esempio va via passando il ferro da stiro sulla stoffa. Questo movimento, che è quello della penna nel disegno, sarà anche quello dell'ago nel momento in cui andrete a cucire, quindi un movimento continuo. Questo è l'altro pannello che ho già disegnato. Dopo aver disegnato il sandwich, questo va o imbastito, o spillato, oppure fissato con lo spray. Solitamente io utilizzo lo spray, questo qui. Uno spray comodissimo, si spruzza sulla superficie della stoffa e dell'imbottitura e poi resta attaccato e in questo modo si può cucire tranquillamente. Quindi va fatto sia sul fondo che sulla superficie del top. Oppure può essere spillato il sandwich utilizzando delle spille da balia e quindi posizionandole a raggiera, così come con l'imbastitura.
Vi faccio vedere adesso come si muove il tessuto con le mani. Una volta quindi preparata la macchina, il tessuto viene spostato sotto l'ago con la forza delle mani in questo modo. Quindi spostando il tessuto sotto l'ago che resta ovviamente fisso, si riesce a seguire il disegno che avete tracciato sulla stoffa senza alzare mai l'ago. Dalla base sostanzialmente. Solitamente si utilizzano dei guanti per spostare il tessuto, dei guanti in cotone. Io utilizzo questi perché li ho trovati in casa e sono comodi, ma vanno bene anche quelli da giardinaggio. Quelli che hanno sulla superficie dei puntini in gomma in modo da essere antiscivolo. In questo modo si riesce ad avere una presa migliore sul tessuto e quindi a non farlo scivolare sotto le mani. Prepariamo quindi la macchina per utilizzare il ricamo Free Motion. Innanzitutto montate il piedino sotto la macchina. Adesso la griff di trasporto, che è questa, va abbassata. Solitamente si può trovare un pulsante per abbassare la griff qui in questa posizione, vicino quindi all'alloggiamento della bobina. Nel caso della bernina è posizionato qui, è questo quadrato che vedete qui. Quindi si schiaccia e la griff di trasporto è abbassata. Vedete che non c'è più. A questo punto si può iniziare a cucire. Quindi dopo aver preparato la macchina, innanzitutto abbassate il piedino, abbassate l'ago e fate dei primi punti di chiusura della cucitura, tenendo il filo spostato verso sinistra. Ho terminato di trapuntare il mio piccolo pannello. Come vedete, quindi la trapuntatura con il Free Motion è venuta simpaticissima. Con il ferro da stiro ho tolto le linee della penna e andrò a preparare un altro pannello come questo in Free Motion per realizzare questi bellissimi sacchetti trapuntati che vedete qui. È un bellissimo sacchettino. Anche qui ho fatto una cucitura in Free Motion, con delle piccole foglie che salgono verso l'alto. E nel prossimo video vi faccio vedere come si preparano questi sacchettini trapuntati con questi pannelli. Se volete scoprire qualcosa in più dei piedini o del Free Motion in particolare, potete acquistare l'ebook Guida all'uso dei piedini della macchina per cucire, dove avrete delle bellissime foto dettagliate con la descrizione di tutti gli utilizzi dei piedini della macchina per cucire e anche un tutorial sulla fine del libro. Ancora non è disponibile la versione cartacea, ma in ebook potete già acquistarlo. Grazie e alla prossima. Ciao!